Buonasera dal Sorrento Palace per una serata champagne di una notte di mezza estate. Chiediamo un pochino a chi può dircene di più, Emanuele Izzo, salve, responsabile buonasera. ICE Regio Penisola Sorrentina. Sì. E lei è? Elvira Coppola, buonasera, vicedelegato ICE Penisola Sorrentina. Salve, allora, benvenuto, buonasera. Benvenuto a Positano News. Grazie, salve. Una serata frizzante, una serata con bollicine? Ma direi spumeggiante, spumeggiante. Sì, più che frizzante, sì, ma è soprattutto una grande serata, una delle poche occasioni che abbiamo avuto qui nel nostro territorio di ospitare una produttrice del vino più famoso e importante al mondo. E tra l'altro lei è una ragazza davvero talentuosa, che avremo modo di conoscere tra poco. Lei ci svelerà un po' i segreti del suo territorio. Arriva da una zona poco conosciuta della Champagne, ma molto molto ricercata. È la prima volta che questo champagne arriva qui a Sorrento? A Sorrento proprio sì. In realtà noi abbiamo condotto già 2 anni fa un evento molto importante a Castellammare, sempre in ambito ICE Penisola Sorrentina, una grandissima degustazione di vari champagne con un grande degustatore che è Armando Castagno, che è stato ospite nostro, ed è stato lui a farci conoscere, a suggerirci esattamente questo dei vini di Marlène Delong. E questa sera la serata è dedicata proprio prettamente a Marlène, e quindi c'è tutta l'organizzazione dell'ICE Penisola Sorrentina, il delegato, il vice delegato che è qui accanto a me, i ragazzi che sono forse lì sullo sfondo a preparare. Stanno preparando, li abbiamo visti all'opera. La mena sala in giardino. Bellissimo. Sarà una serata divertente, verrà fatta una piccola introduzione al mondo champagne e più o meno ciò che l'idea si ha dello champagne generica, per poi fare, come dire, un contrasto felice con invece la produttrice che esprime un'idea totalmente differente, ma dello stesso vino. Facciamo una domanda, sì. Ma noi signore quale preferiremmo? Questo è un po' difficile da rispondere, perché lo champagne abbraccia sicuramente il pubblico femminile, lo abbraccia per tanti motivi, perché è comunque il vino degli incontri, delle cene romantiche, e soprattutto è un vino che si presta come abbinamento su molti piatti. Ma io ho visto carne e pesce? Sì, sì, lo champagne non ha confini, anche perché non esiste solamente lo champagne, ma esistono gli champagne, diversi per assemblaggio, per stile, soprattutto diversi per territorio, lo vedremo proprio questa sera, è il tema della serata. Però come suggeriva il nostro vice delegato, è un vino da grande abbinamento gastronomico, sì. E noi vorremmo un attimino incentrare il tema della serata su ciò, cioè fare una panoramica sull'idea dello champagne come vino di festa, di incontri, di status symbol o altro, però poi addentrandoci invece in questa che è l'altra idea dello champagne come vino territoriale. E poi stasera ci sarà anche un rosé, che ecco, di solito incontra il gusto delle donne, ecco, il rosé di Marlene Delong. Sicuramente incontra il gusto delle donne, e l'unica cosa che mi sento di dire è che questo incontro con la signora Marlene Delong è un incontro importante per una delegazione importante e in fase di crescita, quindi bellissimo. Questo è il mio augurio per il delegato e per la vostra delegazione. Agli auguri ci uniamo anche noi. Ho la speranza di vedervi sempre crescere sempre di più. Grazie. Un'altra grazie. Piccola curiosità, lo vedremo qui a Sorrento questo, vediamo, Marlène Delong Champagne. Sì. Pensi che ci sarà un... Ah, ma c'è già pubblico, c'è già sì. Pubblico. Marlène Delong è già conosciuta dai veri appassionati, coloro che, come dire, vanno a ricercare gli champagne di nicchia, e a Sorrento ci sono appassionati, è chiaro. Il nostro intento questa sera è anche farlo conoscere. Io ne approfitto per ringraziare l'Hilton Sorrento Palace, perché è ormai questa una sorta di nostra casa qui a Sorrento. Noi qui conduciamo i corsi che hanno un successo incredibile, sono numerosissimi durante l'inverno. Corsi per sommelier, sì, diciamolo. Corsi per sommelier, sì, sì, sì. E d'estate invece, come dire, grazie alla disponibilità della famiglia Russo, di Pinella Greca, che è l'F&B manager della struttura, noi riusciamo, il direttore e la direttrice, noi riusciamo queste splendide serate. Anche di questa location che è fantastica, giardino bellissimo, e Laura Grumeto questa sera a nostra piena e completa disposizione. Che dirvi? Aspettiamo queste bollicine? Sì, tra poco iniziamo, ci siamo quasi. Grazie. Grazie a voi.